aperto con un anticipo di 2 mesi rispetto ai tempi previsti il nuovo scalo di Lampedusa. Ad inaugurarlo il presidente del Senato Schifani ai vertici dell'ENAC, un investimento da oltre 16 milioni di euro finanziati dall'Unione Europea. Ma sentiamo il nostro inviato Guglielmo Troina. Scalo aeroportuale tutto nuovo per Lampedusa, un segno anche dell'uscita dall'emergenza dopo il 2011, un annus horribilis, quando l'isola, l'avamposto più meridionale d'Europa, fu investita e travolta dai flussi migratori dal Nord Africa. La nuova struttura è stata inaugurata oggi dal presidente del Senato Renato Schifani assieme a tantissime altre autorità. L'inaugurazione dell'aeroporto di Lampedusa è un fortissimo segnale, non soltanto di speranza ma anche di concretezza. Lampedusa è in grado oggi di ospitare flussi turistici all'altezza di grandi centri. Lo scalo, costruito dall'impresa catanese Sigenco, che ha consegnato i lavori in anticipo, è costato 16 milioni e mezzo di euro finanziati dalla Comunità Europea, finanziamenti che si inseriscono nel quadro della riqualificazione aeroportuale del Mezzogiorno d'Italia. Questo è l'11° aeroporto che inauguriamo dal 2003 ad oggi ed è il risultato di un vasto programma di riqualificazione degli aeroporti meridionali che è costato circa 1 miliardo, di cui alla Sicilia 350 milioni. Questi due, Lampedusa e Pantelleria, poiché era una gestione diretta ancora da parte dell'ENAC, sono il risultato di un premio di 55 milioni che la comunità ci ha dato per aver realizzato integralmente con le procedure corrette il programma di investimento. La struttura, i cui lavori sono iniziati nel giugno del 2009, su due livelli, uno per le attività di arrivo e partenza e l'altro destinato all'amministrazione, agli uffici delle compagnie aeree, ai servizi strumentali, ma anche ad una grande sala congressi. Da oggi questa dunque è la nuova porta di Lampedusa.